Ricercatori Unicam ancora protagonisti nello scenario scientifico internazionale. Il dottor Fabio Arzilli, ricercatore della sezione di geologia della scuola di scienze e tecnologie di Unicam, fa parte del team che ha sviluppato un nuovo apparato sperimentale trasparente ai raggi X che permette di riprodurre le condizioni di pressione e temperatura del magma al di sotto dei vulcani e o di osservare i processi magmatici in tempo reale e che potrà aprire nuove opportunità per la prevenzione e la mitigazione del rischio vulcanico. Lo studio è stato appena pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale Science Advances e sentiamo l'intervista proprio al dottor Fabio Arzilli, ricercatore Unicam. La problematica del, del progetto è come eh, cambia lo stile eruttivo dei, dei vulcani e che cosa lo controllano, quali sono le condizioni e i processi che controllano lo, lo stile eruttivo. Perché le eruzioni eh, vulcaniche possono eh, praticamente variare come stile, perciò il loro impatto dipende dallo stile eruttivo e perciò possiamo passare da eruzioni effusive a eruzioni altamente esplosive. Questo qui è controllato da processi che avvengono all'interno del condotto vulcanico durante la risalita del magma veloce. Il nostro è stato quello di sviluppare questa strumentazione qui eh, che ci permette per la prima volta di ricostruire le condizioni del condotto. Perciò alta pressione e alta temperatura, perciò si simula quello che sta avvenendo all'interno del condotto, ma oltretutto si osserva in tempo reale il processo. Eh, questa strumentazione qui viene utilizzata in sincrotroni. In questo caso qui sono al sincrotrone di, di Diamond Light Source in, in Gran Bretagna. Dove sto testando la strumentazione, perciò eh, questo forno eh, viene combinato con una linea di sincrotrone eh, che è una linea tomografica a raggi X, che mi permette appunto di utilizzare i raggi X per vedere all'interno. Questo forno praticamente ha queste finestre qui che sono trasparenti a raggi X e mi permettono di guardare il campione che è all'interno ad alta temperatura e ad alta pressione.